Diciamo che a giudicare dallo stato di forma non sembrerebbe nemmeno che siano passati 50 anni da quella meravigliosa avventura, quella vittoria alle Olimpiadi. Siamo qui per celebrarla, ovviamente con Eraldo Pizzo. Che ci racconti di quei momenti? Beh, intanto sono passati 50 anni e io lo so e li sento anche. 50 anni fa ero più in forma di adesso, ero 15 kg di meno. Ero alto uguale, solo che ero un po' più magro. No, a parte gli scherzi, è bello per me essere qua, perché intanto la cosa più bella è che rivedo i miei compagni di squadra. Alcuni erano molti anni che non li vedevo e questo qui è un'occasione per incontrarci. E poi vivere da bordo vasca, vedere questo campo, vedere questa piscina. Mi ricordo che prima della partita, della finale, noi eravamo su quel bordo vasca seduti, e forse lì è stato anche un errore. Abbiamo assistito all'incontro tra la Russia e l'allora Jugoslavia, che col risultato, con la vittoria della Russia, praticamente ci ha consegnato la medaglia d'oro. Ecco, lì è stato un errore perché ci ha tolto un po' di sprint per l'ultima partita, però essere campioni olimpionici prima di scendere in acqua eravamo già abbastanza tranquilli. Ecco, perché all'epoca la formula era girone, lo ricordiamo. Era un girone che, dato i risultati anche delle altre squadre, noi prima di scendere in acqua contro l'Ungheria avevamo già vinto, perché eravamo a 4 punti e nessuno, cioè le altre due non potevano più arrivare a 4 punti, nemmeno l'Ungheria battendo noi, perché sarebbe arrivata a 3, perciò eravamo già campioni olimpionici. Ci ha tolto, come ho detto, un pochino di rabbia, un pochino, però ci ha consegnato la medaglia d'oro, che è stata una cosa molto importante. E mi ricordo anche la cosa più bella di queste Olimpiadi era il pubblico. Il pubblico, c'erano le tribune allora in tubi innocenti che arrivavano sotto i pini, questa piscina stracolma di 15-16 mila persone, perché la pallanuoto era uno sport importante allora. Siamo qui con altri due protagonisti della finale del 60, il portiere, sì, e D'Altrui, che hanno fatto parte di quello che da quel momento è cominciato a essere il Sette Bello, possiamo dire, da quel momento lì? Direi sì, la genesi del nome non la conosco per esattamente, però a noi ha sempre fatto molto piacere che ci hanno conosciuto con questo nome, che era molto più diffuso di qualsiasi altro gergo pallanuotistico, perché tutti giocavano a scopa, quindi il Sette Bello si conosceva bene. E qui è stato un teatro fantastico quella sera della finale olimpica. Io ricordo le tribune che arrivavano fino in cima con i pini là, avevano aggiunto delle altre tribune ed erano gremite di gente, avevano contato 20.000 persone qua a vedere le nostre partite. Adesso le cose sono cambiate, purtroppo non bene. Ecco, si diceva anche prima con Eraldo, prima era uno sport di massa, c'era tanta gente alle partite, adesso un po' di meno. Che cosa è successo? Ma io penso che prima di tutto c'erano molti sport in meno allora. Adesso i giovani hanno modo di praticare un sacco di attività e quindi numericamente credo che anche la pallanuoto ha subito praticamente questo depauramento della presenza dei ragazzi. Però io penso che, non so, in parte anche la televisione, mentre ha fatto bene, ha fatto male anche dall'altra parte, che molti che si chiamano sportivi però non vanno allo stadio a vederlo o a praticarlo nelle palestre, nelle piscine, ma se lo guardano in casa alla televisione. Forse questo ha creato anche questa diminuzione dalla televisione la pallanuoto direi che è quasi sparita completamente, anche diciamo nei periodi di fulgore della pallanuoto, campionati mondiali, olimpiadi, insomma, il 92 è finito subito dopo quegli ori lì della pallanuoto, non era molto meno frequentata di una volta. Ancora un eroe di quella, possiamo dire questo termine, un'Olimpiadi vinta a Roma, un medagliato illustre di quella Olimpiadi, Mannelli, Luigi Mannelli, a cui ho chiesto adesso il ruolo. Lui giocava numero 7, sì. Che cosa significava? Ala di punta, quella che doveva fare i gol. E poi col passare degli anni ho fatto il metacampista, giocavo a centrovasca, ma molto spesso giocavo anche da centravanti, perché ognuno di noi aveva un ruolo
per modo di dire, perché tutti quanti eravamo difensori, tutti quanti eravamo attaccanti. Ecco, adesso c'è una palla a nuoto molto tecnica, no? No, non è tecnica, è molto muscolare. Muscolare, ecco. All'epoca invece c'era più spazio per l'estro, per la tecnica. Era fatto tutto all'estro, tecnica, e poi c'era molto istinto. Poi c'erano le famose entrate e uscite dei giocatori, al giorno d'oggi non ci stanno più perché sono solo mazzate. Io sono molto contro la palla a nuoto moderna, non mi piace, ma se ne soffro di questo, perché io sono uno che ama il suo sport e che l'ha amato sempre. All'epoca nostra, lei ha visto, forse è troppo giovane, c'erano 6-7 mila persone a vedere la partita, 1.000-1.500 stavano fuori per sapere i risultati addirittura, mentre invece oggi se siamo 60-70 persone pure assai, e questo è un grosso danno. Sì, ci sono tanti di quei motivi, per tutto hanno cambiato le regole, hanno fatto, invece di fare del bene hanno fatto del male. Quindi dopo il 1960 e il 1992, perché dobbiamo ricordare anche la vittoria in Spagna, c'è prospettiva di qualcosa di buono per la pallanuoto o dovremo aspettare ancora molto? Guardi, se nascono nella nuova generazione gente alta 2,5 m, 2,10 m, con dei braccioni grossi così e che sono piene di salute, forse facciamo qualcosa, ma oramai non credo che faremo più niente. Se non giochiamo noi, l'italiano è portato ad essere estroso, tecnico. Quando tu lo metti a far giocare con la forza non ci riesce. Gianni Lonzi, 50 anni fa che succedeva qua? Beh, 50 anni fa ero molto più giovane, molto più giovane. Un'emozione che oggi hanno cercato di farci rivivere questi, e questo è veramente piacevole. Anzi, so che il CONI sta organizzando anche una grande festa. È un piacere dopo 50 anni che sappiamo apprezzare maggiormente. Ma voi sentite un po' la responsabilità, i grandi atleti, parliamo, che ne so, da Klaus Di Biasi, voi, Berruti, Mennea, la responsabilità di trasmettere certi valori dello sport? Ma noi siamo un po' diversi, siamo vissuti in un'epoca diversa quando le Olimpiadi erano ancora dimensione umana. Oggi lo sport è andato troppo avanti. Onestamente, personalmente, forse perché sono troppo impegnato ancora, ma no, ricordo gli amici, quelli che ci sono e quelli che non ci sono più, ma non vado oltre. Sulla pallanuoto odierna un giudizio già di per sé abbastanza negativo, immagino, ma riusciremo ad avere altri fasti a breve? Le faccio io una domanda, cosa vuol dire negativo? Perché io vengo da ieri, da una finale della World League dove abbiamo avuto oltre 6.000 spettatori, una piscina colma di campioni, quindi dico, questa pallanuoto attuale è una pallanuoto per mostri nel senso buono, ma per grandi atleti. Noi abbiamo giocato una pallanuoto diversa, ma adatta a quei tempi. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Due battute con il presidente federale Paolo Barelli, padrone di casa di questa manifestazione che ricorda quell'impresa di 50 anni fa. Ma io credo che è un'impresa che sta nei cuori di tutta la pallanuoto italiana e di tutto lo sport italiano. Credo che quelle Olimpiadi furono ricordate per gli italiani dal successo del Sette Bello, dal successo di Berruti, dal successo di Benvenuti, non me ne vogliano gli altri oro. E probabilmente a livello internazionale dal maratoneta Bichila. Per noi fu un successo strepitoso che confermò quello del 48 e che poi dovette attendere fino al 92 per potersi ripetere. La piscina, diciamo, è sempre la stessa, ovviamente modernizzata dopo tanti anni, ma era e rimane la piscina più bella del mondo, lo dicono non noi romani o noi italiani, lo dicono tutte le squadre straniere che vengono periodicamente per le varie manifestazioni. L'anno scorso fu il luogo dove si svolse il campionato del mondo, memorabile, che rimane nel cuore di tutto il mondo, di tutti gli appassionati a livello universale, e oggi deve rivivere quel giorno dell'estate del 1960 con i protagonisti di allora e i protagonisti di oggi.